Cesena, 21 dicembre 2014. Ultima gara del 2014 in terra di Romagna. Giochiamo a Cesena, notoriamente conosciuta come città dei tre papi, anche se in verità diede i natali solo a due. Siamo nel centro della Romagna, a metà strada tra il mare e le colline. Peccato non essere qui in gita di piacere, ma vorremmo chiudere bene l'anno. Arriviamo puntuali nello splendido palazzetto di Cesena e in un attimo è già tempo di iniziare il match. L'avvio non è dei più promettenti, siamo sempre ad inseguire le padroni di casa, ma non le prendiamo mai. Siamo sotto 1-0, ma nel secondo mostriamo timidi segnali di ripresa. Siamo sempre avanti, anche di 6 punti, sul 10-4, ma nel finale, come spesso accade, rischiamo di compromettere a tutto. 22-21 è il timeout che blocca la rimonta e l'ultimo guizzo per fortuna è nostro. Sullo slancio partiamo bene anche nel terzo, anche se i padroni di casa non ci stanno proprio a perdere. Il 7 è combattutissimo, ma lo prendiamo noi, siamo avanti 2-1. Nel quarto parziale ricominciamo a soffrire, le padroni di casa prendono il largo e come nel primo parziale se lo aggiudicano meritatamente. Tutto da rifare in questa maratona interminabile e il quinto set non ci sorride. Giriamo 4-8 ma poi rimontiamo punto a punto, addirittura le superiamo 12-10 ma poi purtroppo ci fermiamo sul più bello. La partita finisce qui. I complimenti a fine gara degli arbitri, è raro trovare squadre così sportive, il positivo commento, non leniscono il dolore e il rimpianto per il risultato. Il regalo di Natale questa sera lo abbiamo fatto noi. Buon Natale a tutti e statene certi, prima o poi sfatteremo il tabù trasferta. Per Sanda Volley Sport News è tutto, da Luciano Passoni e Brando. Buon Natale e felice 2015. Alla prossima! Ultima partita prima di Natale, la Sanda perde fuori casa contro Cesena, però una gran bella partita stasera. Sì, diciamo che sapevamo un po' dall'inizio che sarebbe stata una partita più difficile perché vincendola ci avrebbe fatto collocare in un posto della classifica differente. E nonostante la sconfitta devo dire che secondo me comunque abbiamo giocato, abbiamo fatto il nostro gioco. Peccato perché ci siamo andati a veramente tanto così e niente. La partita è durata 2 ore e mezza. Non pensavo di meno. È stata una partita stra intensa, emozionante, fino all'ultimo è andata così, potevamo vincerla. Complimenti Zanini, perché a mio avviso sei stata una delle migliori in campo, forse la decisiva a tratti. Sì, diciamo che nell'ultima fase del tie break mi sono andata in una fase transagonistica che non sapevo più cosa avevo di fianco, intorno, ma andavo, battevo. Però... queste sono le emozioni della pallavolo. Sì, questo sì. Quest'anno purtroppo non ho l'occasione di giocare come l'anno scorso, però quelle volte in cui entro cerco di fare il meglio per me e per la squadra. Cerchi sempre di ottimizzare anche le palle che ti capitano? Sì, cerco innanzitutto di non sbagliare mai, di cercare di ogni palla risolverla nel migliore dei modi, se possibile con un punto ben venga, e cerco sempre di dare il meglio di me. Grazie Zanini, auguriamo allora buon Natale ai nostri tifosi. Buon Natale a tutti, ciao. E un saluto particolare alle mie bambine del mini volley, dell'under 12 e dell'under 13. Ciao.